Su Radio ISAV tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. E siamo tornati come ogni lunedì al nuovo appuntamento con il nostro Massimo Profeta. Massimo, buongiorno. Buongiorno a te Luca. Buongiorno, innanzitutto come stai? Come è andato questo fine settimana? Questo Pescara Calcio ci porta un'altra vittoria a casa anche con il Montevarchi dopo un lungo stop. Ecco, iniziamo, partiamo da questo. Una vittoria per 4-2 del Pescara, una vittoria meritata sicuramente, però non c'è proprio sempre da esaltarsi, perché due gol sono stati subiti, dettati sicuramente da delle amnesie difensive. Sì, infatti è proprio così. Insomma, intanto cominciare con una vittoria è sempre un dato importante da sottolineare, perché quando si vince si è contenti, si lavora meglio, no? È un fatto anche di autostima. Sono stati tre punti meritati, come dicevi tu, che sono stati conquistati però senza rubare l'occhio. Io l'ho scritto anche proprio dopo la partita, insomma nella nottata tra sabato e domenica, sul nostro sito, anzi lo vorrei ricordare, www.rete8.it, perché effettivamente, come dicevi tu, i quattro gol sono stati fatti, quindi molto bene l'attacco, ma anche due subiti contro un avversario, il Montevarchi, in totale emergenza. Attenzione però, io voglio anche sottolineare i meriti del Montevarchi, perché malgrado le tante, numerosissime assenze, tu pensa Luca, aveva sei titolari fuori, che insomma è più di mezza squadra, più o meno, no? Un numero importante. Più di mezza squadra, perché in campo ci vanno 11 elementi, sei titolari fuori, eppure si è vista una squadra con una precisa identità, una precisa fisionomia. Quindi quando cambiano gli interpreti, evidentemente se tu riesci ad avere sempre la stessa fisionomia, la stessa identità, quindi l'impronta è riconoscibile, significa che il lavoro del tecnico è da rimarcare. Quindi complimenti secondo me a Malotti, questo ragazzo, non so neanche quanti anni abbia, però mi pare che sia giovane, tecnico del Montevarchi, che tra l'altro già aveva messo in difficoltà nella gara di andata il Pescara, ricorderai, era la quarta giornata, il 19 settembre, il primo tempo il Pescara ha accusato sicuramente sul piano proprio del ritmo, dell'aggressività, che non sono armi proprio congeniali al Pescara. Poi quando è chiaro il ritmo si è abbassato, è venuta fuori la migliore qualità tecnica, sì. il superiore tasso tecnico, che è indubbio, no? Il Pescara è sicuramente più forte, più squadra, ha più qualità e ha vinto la partita. Però fino al 4-2, che è stato realizzato nei minuti finali da Ferrari, tra l'altro un gran gol in acrobazia su corner di Memusci, la partita di fatto è rimasta in bilico, anche se il Montevarchi poi nel secondo tempo ha speso tanto e non ha mai impensierito il portiere sorrentino. Quindi direi che ci sono cose da migliorare, come sempre, soprattutto i gol subiti in quel modo, insomma, sembra essere tornati indietro di qualche mese, perché Pescara prima di questa partita aveva subito solo due gol nelle precedenti cinque gare e aveva, diciamo, messo a posto, no, anche la fase di non possesso. Col Montevarchi sono state effettivamente due ingenuità, no? Una sugli sviluppi di una rimessa laterale, credo che sia stato, anzi senza, non è un'opinione, ma credo che, è un fatto oggettivo, l'intervento di Giambo è stato maldestro nei confronti di Mercati, che tra l'altro è stato il migliore della squadra avversaria, e poi il secondo gol, il 3-2 e all'inizio del secondo tempo, insomma lì non si può far passare una palla tra due giocatori, un 2-1, interventi difensivi troppo morbidi, c'è stata una palese disattenzione, una grande compartecipazione, diciamo, nel reparto arretrato, che ha permesso a Intinacelli, tra l'altro un ragazzo di Chieti cresciuto nel River, di segnare il gol del 3-2. Però insomma, tutto sommato, era importante ripartire con una vittoria. Certo, bisogna migliorare, soprattutto Luca, perché si tornava a giocare dopo un mese di sosta, e quindi tu sai benissimo che ci poteva essere un'incognita sotto questo profilo. Il Pescara è ripartito, diciamo così, col piede giusto. Era la cosa importante, ripartire col piede giusto, questo è poco ma sicuro, anche e soprattutto, come hai detto tu, dopo un mese di stop non è mai facile riniziare ed essere subito concentrati, anche se l'avversario era sicuramente inferiore al Pescara, perché questo lo abbiamo detto, ma parlano i numeri, parlano anche di una società che è salita dalla Serie D, il Montevarchi. Invece il Pescara comunque una società molto ben affermata, anche lo stesso mister Auteri ha fatto il mea culpa sul fatto dei gol. Ecco, ma io voglio parlare di giovani, perché poi ne abbiamo parlato tanto in questo periodo, ci sono stati altri esordi, uno in particolare quello di Marco Delle Monache, classe 2005. Sì, guarda, Marco Delle Monache
Io non mi vorrei autocitare, per carità, perché non lo faccio mai, però sinceramente lo avevo visto, l'ho visto, non è che non sono il tipo che dice io l'avevo detto, questo vorrei subito, assolutamente no. Però siccome mi piace il calcio a tutti i livelli, a me piace guardare anche le partite della primavera e lo avevo notato da subito, cioè quest'anno Marco Delle Monache ha giocato tutte le partite o quasi, e, tra l'altro Iervese, a cui vanno fatti i complimenti, il tecnico della primavera, perché se adesso ci sono dei giovani che possono, che hanno esordito e che stanno facendo molto bene, beh, insomma, non ci dimentichiamo il lavoro egregio fatto da Gigi Iervese, che adesso sta raccogliendo i frutti auteri, però Iervese, forse qualcuno lo dimentica, è stato bravissimo. Quindi ti dicevo, Delle Monache, io vedevo questo ragazzo, questo funambolo, 15 anni, infatti 16 anni, perché è un 2005, dicevo tra me e me, ma questo, insomma, io non dico, magari esagero, no? Dicevo tra me e me, un fenomeno, però dà l'idea proprio di un ragazzo che può arrivare. Può arrivare, certo ci andiamo piano, perché quando si tratta di giovani bisogna essere sempre molto cauti, però questo è un ragazzo che ha sfrontatezza e personalità, Luca, punta l'avversario, lo salta, va al tiro, l'abbiamo visto anche in quei pochi minuti che è stato gettato nella mischia da Uteri. Ha fatto molto meglio lui in 5-6 minuti rispetto a un Durzi che è lontano parente di quello che abbiamo ammirato sia a Bari lo scorso anno che a Catanzaro nelle precedenti due stagioni. Sì. Quindi è chiaro, andiamoci piano, perché è un 2005, per carità. Tra l'altro è di Cappelle sul Tavo, quindi pescarese doc, dell'entroterra pescarese. Però questo ha qualità, ecco, questa qualità è... Sì, sì, ha qualità, indubbie qualità tecniche, e deve chiaramente anche lui maturare, migliorare, però ecco, mi piace proprio sottolineare e rimarcare il grande lavoro fatto da Gigi Iervese con questi giovani, con Veroli, con Delle Monache, con lo stesso Giambo lo scorso anno, che l'ha avuto in qualche occasione, l'ha avuto anche lui, con Chiarella, insomma, tutti con Sorrentino, quindi se ci sono giovani pronti ad esplodere, questo lo si deve soprattutto a Gigi Iervese, non lo dimentichiamo. È vero, è proprio così, anche perché, come hai detto, è un dato di fatto che negli ultimi anni le primavere non sono, io mi permetto di dire questo perché ne abbiamo sentite tante, le primavere non sono tanto valorizzate, soprattutto nel calcio professionistico. Pochi giocatori escono dalla primavera, a differenza ad esempio della Germania, di altri stati dove le primavere sono molto più, c'è anche un investimento diverso sotto questo punto di vista. Sono d'accordissimo con te. Io ti dico, io rifarei tutto, nel senso, vabbè, io sono un po' rivoluzionario, per me la primavera in questo momento serve a poco, cioè non è un campionato performante. A 16-17 anni il ragazzo deve avere la possibilità di giocare già in una prima squadra, che sia la D, che sia la C, non fa differenza. Sì. L'importante è che giochi in un campionato vero, non che la primavera non lo sia, però il campionato primavera è un campionato che ti matura poco, quindi quando arrivi a 16 anni, secondo, ecco perché noi siamo indietro rispetto a, questo è un argomento molto interessante, noi siamo indietro rispetto a tutti gli altri stati d'Europa proprio per questo motivo, cioè il Bayern Monaco, l'allenatore, ho letto che ha fatto esordire un 2005, mi pare due settimane fa, stiamo parlando del Bayern Monaco, sì. Prima che stiamo parlando del Pescara, con tutto il rispetto che fa la Serie C. Quindi è una questione di mentalità, Luca, una questione di mentalità. Io ritengo, non perché la primavera 1 è un campionato molto molto difficile, lo stiamo vedendo anche col Pescara, no? Il Pescara purtroppo ha tante difficoltà perché gioca giustamente con i giocatori sotto età, cioè con il 2004, il 2005, magari anche qualche 2006 arriverà ad esordire in primavera. Quello è giusto, perché è giusto che giochino i giocatori sotto età in primavera, ma un 2001, che per esempio ho visto giocare, come si chiama quel ragazzo che poi è tornato al Benevento, adesso non mi sovviene il nome, vabbè, Livoriano, è un 2001 che non era stato preso per la prima, Sanogo, ecco, sì, adesso Sanogo. È tornato in mente, era stato preso per la prima squadra, evidentemente non era all'altezza, non era pronto, ha giocato in primavera, è un 2001, Luca, un 2001, cioè praticamente ha già 21 anni quasi, cioè aveva già 20 anni e ne sta per compiere 21, adesso è tornato al Benevento, non faceva la differenza. Cioè, sì. era uno dei tanti, ma il 2001 può giocare in primavera, il 2001 no. Deve giocare almeno in Serie C, ecco perché dico,
a 16-17 anni, secondo me, ragazzi, dovrebbero essere almeno, bisognerebbe impiegare, cercare di utilizzarli nelle prime squadre. Ripeto, che sia la Serie D o la Serie C non fa differenza, ma a 16-17 anni devono essere subito catapultati in un altro, in un'altra realtà più performante. La, la primavera va bene sino ai 16 anni, poi però i ragazzi devono camminare da soli. Assolutamente sì, Massimo. Rinnoviamo anche le congratulazioni a Irvese, il mister Irvese, per tutto il lavoro che sta facendo e che sta anche proponendo al, alla prima squadra. Bene, chiuso questo aspetto, vorrei aprire un altro aspetto, ovvero quello molto importante di cui non ci sono ultimamente tante novità, ovvero quello del mercato del Pescara. Ci puoi aggiornare sotto questo punto di vista? Ma guarda, il mercato del Pescara, il mercato in entrata è condizionato da quello in uscita, abbiamo detto tantissime volte in questi giorni, perché chiaramente sono in uscita, sono giocatori, ci sono dei giocatori che devono andare via, che non rientrano più nei piani tecnici, vale a dire Marilungo, Galano e Rizzo, ecco, questi sono i tre giocatori. Purtroppo ci sono delle difficoltà, Luca, perché hanno comunque contratti in essere onerosi, soprattutto Galano, perché Marilungo e Rizzo magari la situazione è diversa, però sono giocatori, Marilungo, Rizzo e Galano, che hanno anche una certa età. Galano in questo momento non ha richieste, ma secondo me saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato, succederà sicuramente qualcosa. Il presidente ha detto che non farà sconti, nel senso che non farà sacrifici la società, quindi non ci sarà nessun incentivo all'esodo. Io poco ci credo, perché è chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta, la richiesta di una società per Galano, Marilungo, Rizzo, anche se dovesse arrivare all'ultimo giorno di mercato, alla fine io sono convinto che anche il Pescara farà il suo sacrificio, perché va bene al Pescara e soprattutto al club, perché si va a sgravare di importi, comunque di contratti importanti e onerosi. E quindi secondo me prima o poi, diciamo in questi giorni, una soluzione verrà trovata. Poi nel momento in cui saranno ceduti questi giocatori in esubero, probabilmente, anche se io non sono d'accordo, sarà preso forse un attaccante, però deve andare via anche De Marchi, ecco, questa è un po' la sintesi. Abbiamo capito che se De Marchi chiederà di andare via, perché ieri non è stato neanche schierato un minuto, non ha giocato neanche un minuto, magari potrebbe chiedere lui di andare via, perché poi tra l'altro Rauti ha fatto una grande partita, no? La prima doppietta della sua stagione. E allora in quel caso, se dovesse andare via anche De Marchi, potrebbe essere preso un attaccante. Però io mi chiedo, siccome l'obiettivo è quello di prendere una punta con caratteristiche diverse da quelle di Ferrari, cioè che sia una punta più tecnica e più incline all'attacco dello spazio, della profondità, vale proprio la pena creare una competizione poi con Ferrari, che mi sembra imprescindibile, no? Uno che fa 10 gol, ha quasi raggiunto il suo record di marcature con la Pistoiese nella stagione 2017-2018, quando ne fece 13 in Serie C. Secondo me non vale la pena creare la competizione, anche perché in questo momento, Luca, cioè noi dobbiamo fare i conti della serva. In questo momento, se togliamo Galano e Marilungo, consideriamo anche Bocic, che è in bilico, no? Sono 9 attaccanti. C'è 9 attaccanti in organico, perché noi ci dobbiamo comprendere nel novero anche delle Monache, che giustamente dopo i 5-6 minuti dell'altro giorno non può non essere preso in considerazione, e poi l'altro giocatore è rampa di lancio, che è Blanuta, che ti assicuro è un altro giocatore che secondo me è molto ma molto promettente, perché sa giocare a calcio, deve maturare anche lui, per carità. Quindi sono 9 attaccanti, cioè se noi togliamo Galano e Marilungo, che sono in uscita, con Bocic e De Marchi, sono 9 attaccanti. Allora io mi chiedo, un allenatore che ha a disposizione 9 attaccanti, cioè sarebbero praticamente 3, il triplo, no? Cioè perché sono 3, 6, 9, no? I posti da assegnare, le maglie, diciamo, da assegnare sono 3 lì davanti. Quindi addirittura ha 3 sostituzioni per ogni ruolo del reparto offensivo, mi sembra un'esagerazione, no? Anzi, rischierebbe solo di non dare continuità poi ai giocatori, visto il turnover, diciamo, che a quel punto sarebbe costretto a fare. Per chiudere, parliamo del prossimo appuntamento. Un appuntamento, quello di domenica contro la Viterbese, che può sembrare facile, perché fondamentalmente la Viterbese è ultima in classifica, ha soli 15 punti, il Pescara ne ha 35 ovviamente, ma che però arriva da un pareggio per 0-0 contro il Cesena, una delle
forze, insomma, del campionato. Sì, sì, tra l'altro, guarda, io ho visto la partita, ho visto il primo tempo, me lo sono visto per bene, proprio per valutare un po' questa squadra. Ti voglio dire che la Viterbese ha giocato un'ottima partita. Ha cominciato meglio il Cesena, poi è venuto fuori l'11 laziale, che ha creato almeno 3-4 occasioni molto, ma molto pericolose. Nardi, il portiere del Cesena, ha fatto un paio di interventi decisivi. Aspetto di vedere il secondo tempo, lo farò in giornata per essere ancora più preparato per la trasmissione di questa sera sul calcio, però a parte tutto ero molto curioso, e la Viterbese è una squadra che comunque è in crescita, che tra l'altro ha anche cambiato faccia, perché sono arrivati 4 acquisti. Il primo ha già giocato, Fumagalli, il portiere, grande esperienza, tu pensa, compirà 40 anni il prossimo 23 marzo, è nato il 23 marzo 1982, grande carriera di Serie C alle spalle. Sono stati presi altri 2 difensori, Ricci, grande esperienza, che ha giocato fino a qualche giorno fa nella Pistoiese classe 89, e Semenzato, che Autori riconosce bene perché è un terzino, un laterale di fascia, può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, classe 87, che lo scorso anno ha militato nel Bari, quindi è stato allenato da Autori. Tra l'altro, Semenzato ha anche vinto il campionato a Pordenone nel 2019, ha conquistato la B con Tesserri in panchina, da protagonista, tra l'altro, quindi non ha preso giocatori banali la Viterbese. Viterbese che secondo me era anche una buona squadra all'inizio del campionato, perché lì davanti ha dei giocatori, Luca, come Volpicelli e Murillo, che insomma sono giocatori molto tecnici. Certo, forse gli manca qualcosa come terminale della manovra, infatti è andato via Capanni ed è stato preso un altro giocatore, adesso non mi ricordo il nome, Capanni, scuola Milan, che credo sia andato al Grosseto. Magari, ecco, manca qualcosa come terminale della manovra, ma secondo me è una buona squadra. Io inspiegabilmente la vedo in fondo alla classifica, ha cambiato 3 allenatori, però non è una squadra, ripeto, in disarmo, una squadra che mi è sembrata in crescita vedendo il primo tempo. Quindi il Pescara dovrà fare una partita come sempre molto molto attenta, deve essere concentrato, un Pescara che deve migliorare però, Luca, sì. Perché il Montevarchi, ripeto, con tante assenze, ben 6 titolari, il Montevarchi sul piano del gioco, dell'impronta, insomma, il Montevarchi sembrava una squadra sul piano del gioco, Pescara no. Io devo dire la verità, Pescara ha vinto perché ha le qualità indubbie, sono superiori rispetto, insomma, a queste squadre di piccolo cabotaggio come il Montevarchi. Ma se andiamo a vedere, ecco, se noi non sappiamo che il Montevarchi è il Montevarchi, il Pescara è il Pescara, noi diciamo, no? A fine partita, caspita, quanto mi piace quella squadra, e poi scopriamo che il Montevarchi ha un'idea di gioco, il Pescara no. Ecco, queste sono parole molto importanti sicuramente, quindi speriamo che possa centrare la 10ª vittoria in campionato il nostro Pescara. E Massimo, allora appuntamento lunedì prossimo proprio per commentare l'appuntamento con la Viterbese di domenica. Io ti ringrazio come al solito di essere stato qui ai nostri microfoni di Radio ISAV e ci sentiamo lunedì prossimo. Assolutamente, un piacere, grazie a te, un saluto a tutti. Grazie a te, ciao. Su Radio ISAV tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta.